Piazza San Marco come un'enorme piscina di acqua salata dove sguazzare a piedi nudi e dove i bambini possono fare i bambini con l'orda di turisti che si affanna per un selfie e una passeggiata in mezzo all'acqua per dire io c'ero. Venezia, mercoledì 21 agosto 2024, il salotto della città con i suoi famosi caffè, come da previsioni alle 13, è invaso dall'acqua alta eccezionale. La marea sale 88 centimetri, tra le polemiche e i disagi di chi, tra residenti e commercianti, si trova costretto a chiudere l'attività mandando il personale a casa anche per diverse ore. È il caso del caffè L'Avena. Noi dalla parte delle procuratie vecchie siamo obbligati a chiudere perché dobbiamo mettere le paratie. Qui sotto i portici delle procuratie vecchie tutto è allagato. Noi essendo con 90 centimetri ce l'abbiamo sulla porta, e dovendo mettere le paratie, ieri prima abbiamo chiuso 4 ore, oggi che chiamano un po' di più probabilmente sarà la stessa cosa. Piazza San Marco va protetta, oggi come ieri non ci sono state né le sirene per avvisare della marea record né le passerelle per tutelare residenti, anziani e turisti che rischiano di scivolare sulla pietra d'Istria. Così il presidente dell'associazione Piazza San Marco, che con tutta l'area marciana conta oltre 150 iscritti. C'è un po' di rabbia e dispiacere perché sappiamo esistere un sistema che è stato collaudato a luglio durante i concerti, che sono delle valvole che fanno sì che l'acqua non risalga dal basso e quindi la piazza sarebbe potuta rimanere all'asciutto. In questo modo avrebbe salvaguardato attività, cittadini e turisti che hanno il diritto di vivere alla Piazza San Marco al meglio, oltre al fatto che non sarebbe stato pericoloso, lo abbiamo visto ieri, una bambina è addirittura caduta in acqua. In un periodo quale questo d'agosto, cioè di massimo afflusso turistico, chiudere significa lavorare in perdita, privando del lavoro chi vive di questo e i turisti di un servizio, spiega Vernier. Chi risponderà dei danni dei commercianti registrati fino ad oggi? Guardi, non ne abbiamo ancora parlato, non so se da parte dell'associazione o delle singole attività ci sarà l'intenzione di procedere in questo senso. Il monito e l'appello al Ministero e Magistrato delle Acque è considerata la marea record prevista anche per le prossime ore. O si interviene sulle valvole e si tiene in asciutto la piazza, oppure se le acque sono eccezionali come avrebbero dovuto essere oggi a luna, bisogna pensare di utilizzare il MOSE, perché è evidente che il cambiamento climatico e le alte maree sono sempre più frequenti.